buonasera a tutti e benvenuti alla 17esima edizione del premio Maria Adriana Prolo che il Torino Film Festival ospita con molto piacere e che questa sera, un po' più avanti, un po' più tardi, quest'anno è stato attribuito a Pietro Perotti e a Giorgio Arlorio. Invito qui, è già qui, il presidente dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema, Vittorio Sclaverani, che ci introduce alla serata. Grazie mille, Emanuela. Sì, il premio Prolo è sicuramente il momento forse più importante dell'anno per l'Associazione Museo Nazionale del Cinema e siamo contenti, è nato qua all'interno del Torino Film Festival tanti anni fa, poi si è spostato in giro ed è poi fisso, un appuntamento fisso ormai dal 2010, siamo veramente molto orgogliosi di poter essere, diciamo, vostri ospiti, di poter collaborare con te, perché dal 2010 già eri una colonna di questo festival e soprattutto col tuo staff. Il Premio Prolo è un progetto organizzato dall'Associazione Museo del Cinema che, come sapete, ha dato origine al Museo del Cinema e che cerca di valorizzare la memoria storica cinematografica del territorio e sicuramente il Premio Prolo, la rivista, anzi qui chiamerei qua anche Caterina Taricano che è la direttrice. Archivio di Perottinisti, il progetto Parole Cinema, cerchiamo di portare avanti questi, diciamo, questi temi legati alla memoria. Però da una quindicina d'anni l'associazione si è rinnovata, ha incominciato a sviluppare nuovi progetti, tra cui la promozione del nuovo cinema, penso al progetto Lavori in Corto, ma anche e soprattutto alla promozione di progetti culturali di inclusione sociale. Penso Cinema Autismo, che è un progetto coordinato da oltre 10 anni dal vicepresidente Marco Mastino, ma anche Liberazioni, il progetto War Free, che è stato presentato l'altro giorno nell'ambito delle giornate organizzate dalla Film Commission, dal Torino Short Market, il primo progetto in War girato in un carcere. Ecco, tutte queste, diciamo, queste attività danno l'idea, così come i luoghi dove organizziamo, soprattutto anche nelle... Questo è il centro del cinema, il cuore del cinema torinese, non solo italiano ed europeo e internazionale in questi giorni, però anche e soprattutto nelle periferie, nei luoghi dove non ci sono più sale cinematografiche da tanti anni. Lo facciamo ovviamente con grande passione e sicuramente le due... cerchiamo di farlo dialogando con diverse generazioni in diversi contesti e sicuramente i due premiati di quest'anno credo che sono una sorta di guida nel nostro lavoro e in quello che cerchiamo di fare, che sono appunto Giorgio Arlorio e Pietro Perotti. Però sulle ragioni per cui abbiamo scelto queste due persone molto importanti per noi, lascerei la parola a Caterina che ha curato questo doppio numero della rivista dedicata ai due premiati. Grazie. Insieme però a Vittorio Sclaverani, perché anche Vittorio Sclaverani si è occupato appunto di realizzare con me questa rivista. Anzi, voglio ringrazio subito Pietro Patrucco, il nostro grafico. Roberto Patrucco, perdonatemi. Matteo Pollone, che ha rivisto i testi. Steve Della Casa. E chi abbiamo dimenticato per la rivista? Valentina Noia, che ci ha aiutato. Luciano Sibille e Giulia Gagliato nella comunicazione. Benissimo, ecco, così ci siamo tutti subito in ringraziamento. Io intanto vi ringrazio di essere qui, siete veramente tanti e a noi fa veramente piacere. Vorrei aprire questa serata con le parole del poeta minatore Manlio Massole. Contenute in una lunga e ricca intervista che abbiamo fatto a Pietro Perotti e che troverete appunto questo doppio numero di Mondo Nuovo di cui a breve vi parlerò. E le parole sono queste: sono entrato in miniera che ero io, sono uscito che eravamo noi. Ecco. Questo secondo me, questa frase raccoglie un po' tutto il senso di questi due nomi messi vicini.
di questo premio sdoppiato appunto in due, no? Tra Pietro Perotti e Giorgio Arlorio. Perché in effetti Giorgio Arlorio e Pietro Perotti, pur essendosi mossi in ambiti diversi, provenendo più che altro da contesti diversi, hanno avuto e hanno tuttora in comune una visione della dimensione collettiva molto forte, che ha accompagnato prima di tutto la loro fede politica, che è figlia in qualche modo anche della loro fede politica, ma che si è tradotta soprattutto nel loro lavoro. Un lavoro che ha puntato fin da subito a quella che Pietro Perotti definisce sempre in questa intervista così felicemente una rivoluzione creativa, no? Pietro Perotti l'ha messa in pratica partendo dal suo piccolo paese a Gemme, provincia di Novara, e arrivando a lavorare a Torino, alla Fiat, dove si è fatto assumere, come dice lui, per rivoluzionare, quindi l'idea era già molto precisa, e dove è riuscito a trasformare questo luogo in un luogo di creatività, coniugando la dimensione appunto ludica, da buon figlio del maggio francese, come dice lui, a appunto alla militanza politica. Giorgio Arlorio invece ha vissuto questa rivoluzione creativa mettendo il suo talento e la sua intelligenza al servizio del cinema e muovendosi liberamente tra sceneggiatura, letteratura e canzoni, perché ha scritto anche quelle. Seguendo in qualche modo la suggestione di quello che in lui ha sempre suscitato curiosità, ma senza mai dimenticarsi che il cinema, come vale, questo vale anche per Pietro Perotti, è un lavoro prima di tutto collettivo. Ecco, d'altra parte Giorgio Arlorio si forma in quella che è la grande bottega rinascimentale, come ci piace definirla, che era il cinema italiano del secondo dopoguerra, quindi con i grandi sceneggiatori, Age Scarpelli, Sonego, Scola, tutte persone che insomma hanno collaborato a formare Giorgio Arlorio e che in qualche modo hanno scambiato, come nelle antiche botteghe rinascimentali, insieme a lui, saperi, appunto, passioni. D'altra parte, anche le sceneggiature di Giorgio Arlorio nascevano proprio nei luoghi della tradizione operaia, quindi nelle trattorie, in primis Otello, quindi nei bar, insieme agli amici, tra gli interlocutori consapevoli e quelli inconsapevoli, quelli che lo stesso Giorgio Arlorio ama di più, e che sono appunto il calzolaio, il tabaccaio, il panettiere, no? Ecco, queste sceneggiature in qualche modo, anche quelle meno esplicitamente politiche, hanno raccontato quindi il suo impegno politico, ma soprattutto anche una visione lucida della società, no? Anche questo suo tentativo in qualche modo, questo suo credere che si potessero cambiare le cose attraverso la sua professione, attraverso il cinema, cosa peraltro condivisa in pieno da Pietro Perotti. Ecco, alla luce quindi di tutte queste cose, per noi questa sera è un onore premiare Pietro Perotti e Giorgio Arlorio e appunto è proporvi in qualche modo la lettura di questo doppio numero di Mondo Nuovo, in cui troverete questa lunga e ricca intervista che abbiamo fatto a Pietro Perotti seguita da delle testimonianze di collaboratori, persone che lo conoscono, insomma, con cui lui continua a lavorare, persone, anche personaggi illustri, e una testimonianza di Giorgio Arlorio che racconta la sua Torino, no? Perché Giorgio Arlorio era, appunto, non l'abbiamo detto, è un premio torinese, in quest'anno tutto torinese, perché anche Giorgio Arlorio è nato a Torino, e anche se è partito, che era, insomma, aveva poco più che 20 anni. Anche questa parte relativa a Giorgio Arlorio presenta questa testimonianza, tra l'altro inedita, rispetto al libro che, vabbè, abbiamo appena finito di scrivere insieme, che è questo, Viaggi non organizzati, la vita e il cinema di Giorgio Arlorio, che, se volete, insomma, è uscito in libreria.
E quindi seguito anche questa testimonianza da, da delle appunto testimonianze di persone, suoi collaboratori, suoi amici e suoi allievi. Ecco, tra l'altro tutte testimonianze molto affettuose, insomma lo vedrete, alcune sono anche veramente molto commoventi. Dunque io credo che in questo momento sia arrivato, sia il caso di introdurre il primo dei laudatori, del primo dei premiati di questa sera, che è appunto Giorgio Arlorio, un laudatore che non ha bisogno di presentazioni e che è Steve Della Casa. Grazie mille. Grazie a tutti voi. Prima di iniziare la laudazione vorrei solo dire che sono particolarmente contento di essere qui. Mi capita spesso che mi venga chiesto di parlare in pubblico, cosa per la quale non ho nessuna difficoltà, visto che mi è già capitato da quando avevo 15 anni, insomma, in circostanze anche piuttosto tumultuose di farlo, e quindi non ho nessun problema rispetto all'esibirmi in questo ruolo. Però questa sera l'abbinamento stupendo tra un grande sceneggiatore del cinema italiano e un'avanguardia di lotta di quella Fiat, di quella Torino degli anni 70 che così ben ho conosciuto, mi sembra un'occasione veramente rara, veramente bella, veramente interessante. E mi onora anche il fatto che l'altro laudatore sia il mio amico Marco Revelli, che conosco da tanti anni, abbiamo fatto anche un lavoro di sezione insieme, in quel di Grugliasco negli anni 70, insomma, e quindi ci ritroviamo qua per, devo dire, una delle cose più belle che ci poteva capitare, cioè parlare di persone che conosciamo bene e che amiamo e stimiamo molto. Fine della premessa. Allora, di Giorgio Arlorio parla tantissimo appunto la rivista e parla il libro che ha fatto Caterina. Io posso solo dirvi che conoscere Giorgio Arlorio, frequentare Giorgio Arlorio, ho passato con lui anche l'ultimo Capodanno, il Capodanno dell'anno scorso, è per me una delle gioie più grosse che mi ha dato il fatto di occuparmi di cinema. Ho incontrato Giorgio Arlorio parecchio tempo fa, e Giorgio Arlorio è una sorta di scatola cinese. Se tu vai su IMDb, sui siti di cinema, scopri che ha lavorato con Gillo Pontecorvo, che ha lavorato con Mario Monicelli, con Carlo Lizzani, poi scopri che ha fatto anche tante commedie, scopri anche che ha lavorato con Franco e Ciccio, poi dopo un po' scopri che è stato parte in causa in due o tre programmi più innovativi e più notevoli della storia della televisione italiana, Specchio Segreto negli anni 60 e Chi l'ha visto negli anni 90, scopri che ha fatto dei documentari, scopri che ha scritto delle canzoni, insomma ogni volta ne viene fuori un pezzo che lui ti racconta e ti commenta sempre con una capacità, un'umanità che sono molto forti, perché non è vero che è modesto Giorgio, perché Giorgio secondo me sa benissimo le capacità che ha e quante cose importanti ha fatto in vita sua. Diciamo la sua vera caratteristica è che queste cose lui le condivide con chi ha lavorato con lui, e di ogni lavoro che ha fatto ti cita dal primo all'ultimo tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito a realizzare quel lavoro, cioè dalla persona che ha conosciuto al bar alla quale ha rubato una battuta, una notazione, un qualcosa che poteva servire a meglio delineare questo o quel personaggio, fino al regista anche importante come quelli che ho citato, come molte altre cose che potrei citare, che sono stati poi fondamentali nel suo lavoro. Insomma, questa storia dell'io e del noi in lui è veramente molto, molto presente, e questa direi che è la sua caratteristica principale. La seconda caratteristica forte di Giorgio Arlorio è l'estremo divertimento, l'estrema leggerezza con la quale racconta qualsiasi momento della sua vita, anche i momenti più drammatici, anche i momenti più forti, più importanti. Non c'è mai retorica nel suo modo di raccontare, e questo secondo me si è travasato completamente anche nella sua produzione artistica. Lui ha raccontato nei suoi film, insomma, in Queimada, il terzomondismo, in Ogro, la lotta contro il franchismo, ha raccontato temi molto importanti,
non c'è mai retorica in questi film, cioè l'apparato di racconto dei film che sono stati da lui firmati e ai quali lui ha collaborato è sempre un apparato che rifugge da qualsiasi frase di quelle che uno scrive perché vuole poi che siano riportate sui muri o che siano in qualche maniera l'esergo della recensione che poi sarà pubblicata qualche tempo dopo. Non l'ha mai fatto e credo che questa sia un'altra caratteristica importante. La terza caratteristica forte del cinema di Giorgio Arlorio, anche della sua vita, è l'estremo divertimento. Io, insomma, quando frequento una persona è perché mi ci diverto anche, perché divertirsi non è solo ridere, è anche imparare, no? E imparare è una delle forme di divertimento più grosse che ci possa essere. Questo lo diceva anche Godard, non lo dico io. E con Giorgio Arlorio questa situazione è veramente all'ordine del giorno, è quasi la normalità. L'ho intervistato tante volte in radio sugli argomenti più disparati. Lui è sempre stato molto sensibile, molto disponibile. Una volta a Hollywood Party parlavamo appunto di Gillo Pontecorvo, quindi del regista più fortemente politico col quale abbia lavorato Giorgio, e a un certo punto, quasi per gemmazione spontanea potremmo dire, gli ho chiesto quale fosse diciamo la battuta più difficile da scrivere. Lui, facendo un salto che forse nessun altro uomo del cinema avrebbe potuto fare, dice: quando giravamo Il giorno più corto, film con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, che era la parodia del giorno più lungo, e c'erano 88 attori contro i 44 del giorno più lungo, era 44 attori di fama mondiale, la frase di lancio, per Il giorno più corto erano 88 attori di fama mondiale, e il film lo facevano in questa maniera: c'era uno a Cinecittà che bloccava gli attori dicendo: se hai mezz'ora di tempo ti faccio fare una parte in un film che stiamo girando a Stazione Trastevere. E dopodiché lo caricava in macchina e telefonava ad Arlorio a Stazione Trastevere dicendogli che stava arrivando questo. Allora dice: la battuta più difficile è stata quando arrivava Gordon Scott, che forse qualcuno di voi non si ricorderà, quasi nessuno, insomma, che era un attore che aveva fatto Gli Ercole e poi era diventato anche un westerner. E allora la battuta che lui scrive per Gordon Scott, mentre lui in macchina viene portato da Cinecittà fino alla Stazione Trastevere, e che lo rendeva particolarmente orgoglioso della sua creatività, era che lui entrava in una stanza in cui non c'entrava niente perché il film era ambientato nella Prima Guerra Mondiale e diceva: ricordatevi di Alamo, e poi usciva. Ecco, una persona che ha la capacità di raccontare tutto questo senza nessuna forma di atteggiamento snob, senza nessun sentirsi più furbo degli altri, ma col puro divertimento di raccontarlo, questa persona è una grande persona, e questa persona è Giorgio Arlorio. Allora, chiamiamo qui la figlia di Giorgio Arlorio, Sasha Arlorio, che è venuto in rappresentanza di Giorgio, che potrebbe essere qui. Grazie Sasha, per dirci le tue parole. Direi che è già stato detto tutto. Quindi, grazie, un grazie da parte di mio padre, innanzitutto, a cui sicuramente fa molto piacere questo premio, fa piacere riceverlo a Torino, fa piacere riceverlo per le motivazioni che sono state appena dette, e ha fatto piacere molto a me anche sentire raccontare di mio padre in questo modo. Lo riconosco, sì, lui. Grazie. La carità di padre ho anche evitato di dire che purtroppo, ahimè, Giorgio Arlorio è juventino. Adesso c'è... Ok, Vittorio. Allora, contrastiamo subito con un grande cuore granata, che è Pietro Perotti. Prego. Seconda parte della premiazione, Pietro, e vi direi anche un Marco Revelli, che ringrazio, che farà il laudatore. Mi permetto prima di fare un piccolo spot con Pietro e Carlo Minoli, che ha portato insieme a Roberto Patrucco il bozzetto del premio a Cicuti. Partirà a dicembre un laboratorio di gomma piuma organizzato da Pietro e Carlo,
e se volete iscrivervi, hanno un laboratorio molto bello in via Gravere, e potete trovare tutte le informazioni sui canali della, dell'associazione. Però adesso lascerei la parola a Marco per celebrare Pietro. Grazie. E come anche per me, come per Steve, essere qui questa sera è davvero una delle cose più belle che mi potevano capitare per le persone, dei premiati, per quello che ci dicono con le loro opere, perché ricostruire questi momenti e questi discorsi è in qualche modo una scintilla nel grigio del nostro tempo attuale, lasciatemelo dire, nel grigio profondo della nostra città in questo periodo. Fare l'audazio di Pietro Perotti è facile perché parlano di lui non solo le sue opere multiformi, poliedriche, tutte improntate a quella comunicazione attraverso il noi di cui si parlava prima, ma parla per lui con molta trasparenza la sua vita, la continuità della sua vita. Io nel contributo alla rivista Mondo Nuovo ho detto che se mi si chiede di definire Pietro con una parola, l'unica che mi, la prima che mi viene in mente è un giusto. Un giusto nel senso di cui, in cui parla la Torah, quei 36 che con la loro sola esistenza salvavano il mondo, nel senso che sebbene l'umanità meritasse la distruzione per il suo imbarbarimento, Dio rinunciava a distruggerla perché esistevano loro, perché in qualche misura tessevano una rete di comportamento giusto, secondo giustizia, da sempre direi, ha camminato diritto, sempre cercando gli altri, la compagnia e la comunicazione con gli altri, mai facendosi però condizionare da una ricerca gratuita di consenso. L'ha fatto quando a Gemme teneva dritto il discorso dell'eguaglianza dei diritti e contro la guerra, quelle serigrafie sulla facciata della chiesa che scandalizzavano i bigotti, ma che richiamavano ai valori fondamentali universali, a quando è approdato a Torino, al momento giusto, nel posto giusto, il 9 luglio del 1969, 6 giorni dopo gli scontri di Corso Traiano, a Mirafiori, è diventato uno di quelli che stavano cambiando insieme alla fabbrica la loro vita e questa città. Hanno reso per un buon numero di anni Torino una città viva, viva perché animata da un conflitto fondamentale che aveva al centro dignità, libertà, diritti e così via. Pietro si è mescolato con quella massa, è diventato uno di loro, gli ha dato forma e parole al discorso che dai reparti, dalle linee saliva, sono suoi tazebao, gli allestimenti, prima di carta, di cartone, di carta pesta, di gomma piuma, una ricerca continua degli strumenti con cui sostenere quella comunicazione. Era suo l'agnellone che ha circolato nei cortei per molti anni, era sua la pressa che fumava e sputava pezzi mentre veniva portata dalle tute blu per i viali di Torino. Poi dal 74 non si è limitato a offrire voce e immagini,
neanche riprese quelle immagini, con una Super 8. Sempre profilato rispetto alla collettività, alla comunità, io lo ricordo, carsicamente appariva e scompariva all'interno dei cortei come fosse appunto, ed era uno di loro. La dimensione collettiva della produzione artistica di Pietro, prima ancora di essere una scelta estetica o una scelta politica, era un elemento esistenziale. Lui era davvero uno di loro e parlava con una voce comune e collettiva, nei momenti alti, nei momenti forti e anche nei momenti bassi, nei momenti di caduta. Io lo ricordo durante i 35 giorni, ci vedevamo in ognuno di quei 35 giorni, è lui che ha inventato il Marx appeso ai cancelli in risposta alle Madonne degli operai polacchi che avevano fatto il giro del mondo, è lui che ha insistito a lungo perché il pullman sostasse davanti alla porta 5 a fare da regia di quella grande mobilitazione. È lui che ha raccolto la documentazione, le interviste, mi ha fatto conoscere gli invalidi, che avevano bloccato un binario in uscita in Corso Onorato Viviani, con orgoglio, perché anche loro volevano partecipare a quella lotta. Lo ricordo in quel brutto 14 ottobre, quel mercoledì nero, quel giorno della marcia dei quadri intermedi, dei capi, era lui e quel gruppetto di una ventina in Piazza Castello che segnavano il confine tra gli uomini liberi e la dimensione servile, di fronte a quel corteo silenzioso che rappresentava la subordinazione a un padrone avaro. Loro gridavano: il posto di lavoro non si svende, ed erano la dimensione viva del lavoro. Poi è lui che ha affisso ai cancelli di Mirafiori un Mars con la lacrima, che diceva: avevamo la ragione e la forza, c'è rimasta la ragione, avanti compagni. Ed è ancora lui che si è inventato come strumento di comunicazione in quei periodi duri, difficili, le scritte nei cessi come forma comunicativa e artistica, che poi fotografava e faceva circolare all'esterno. Su fino a quel 25 aprile dell'85, quando nella mia cucina ha scritto la lettera di licenziamento alla Fiat, che riproduceva in qualche modo il testo con cui la Fiat licenziava i propri operai, ma rovesciato. Pietro Perotti ha licenziato la Fiat ed è diventato un libero artista che ha continuato ad attraversare le vicende del nostro tempo e della nostra città fino a oggi. La nostra città e non solo, ci siamo visti a Ventimiglia a luglio, ancora una volta, in una battaglia di civiltà accanto ai migranti che volevano passare al di là di quella frontiera, con lo stesso spirito con cui si batteva a Mirafiori e dava la parola ai suoi, a quel noi di cui si parlava prima. Io credo che stasera, premiando Pietro Perotti, si premia la sua arte, la sua creatività, la sua mai doma volontà di comunicare in qualsiasi forma, ma comunicare, e si premia anche la generazione, quegli uomini che anche dopo essere stati battuti sono rimasti uomini liberi, perché per alcuni anni della loro vita tali erano stati e tali sono rimasti. Grazie.
grazie a tutti, grazie a Marco. E dato che comunque il premio comunque è un premio anche collettivo, perché io senza tanti che sono qua non avrei fatto quello che ho fatto, cominciando da mio fratello Carlo che è qui in prima fila, mia moglie e tutti gli altri compagni, che comunque Carlo Minoli, Laura Magistrini che ha collaborato con me, con tutti gli altri comunque, perché è una cosa collettiva. Tra poco seguirà il film Senza chiedere permesso, e questo film è dedicato a tutti quelli che appunto hanno dato vita alle lotte che sono state fatte dal 69 fino all'80, ma soprattutto dedicato a quelli che oggi, in condizioni sempre più difficili, difendono il lavoro, i diritti e la dignità dei lavoratori. Grazie. Grazie mille a tutti, e chiedere un attimo a Carlo, magari gli abbia la mano a spostare, e ricordare che il film Senza chiedere permesso è un film di Pietro Perotti, anche di Pier Melanese, che è presente in sala. E grazie Pier, e grazie a tutti voi per essere venuti questa sera. Buona visione.